Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo a Cornigliano, bar La Fermata, siamo proprio sulla o adiacenti alla piazza Massena e cominciamo la giornata. Sono le 7:30 del mattino, buon mattino a tutti e buona colazione. Allora, chi rompe il ghiaccio? Alzi la mano. Signora, prego, avanti. Allora, buongiorno a tutti, desidero ringraziare per questa opportunità di essere presenti. Io abito a Sestri Ponente, siccome gli argomenti che riguardano Sestri Ponente sono molti, ho pensato di scrivere i punti che vorrei portare proprio per essere più concisa possibile e lasciare spazio ai presenti. Allora, poiché desidero parlare di fatti concreti, non di mie impressioni, non avendo né cani né nipotini al momento, ieri sono stata in Villa Rossi Martini intervistando persone presenti. Allora, per giungervi attraverso l'area superiore notavo come sempre la trascuratezza, la sporcizia, rifiuti abbandonati, montarozzi di foglie secche ai margini e dentro le aiuole. Ho assistito, addietro nel tempo, al metodo di soffiare verso le foglie e non raccoglierle, bensì ammucchiarle dentro le aiuole stesse. Si può immaginare cosa avviene alla prima folata di vento. Allora, altro argomento, area giochi bimbi. Sempre parlando con i frequentatori, emerge che nell'area intermedia, dalle 13:30, adolescenti usano i giochi non a loro dedicati e impropriamente. Nell'area giochi sottostante, verso l'uscita in Piazza Pocca, affermano essere luogo di assembramento di gruppi, bande di ragazzi, responsabile anche di aver scalato il palo con lo scopo di distruggere la telecamera e divelto una panchina. Ad ottobre 2021 ci fu anche un incendio poco dopo l'inaugurazione di questa area. Dalle ore 17 è impraticabile, mi dicono, anche la domenica, proprio per queste presenze. Ovvio, cioè, lei dice che sono presenze di giovani che... Ragazzi. Più che adolescenti, diciamo, oltre i 15 anni. Sì. Creano assembramenti, si inventano le cose da farsi. Allora, la villa secentesca, un tempo di prestigio, si dice addirittura che la principessa Sissi vi trascorse una notte. Più recentemente, da metà del secolo scorso, sede della scuola Anita Garibaldi. Una gioia poter accompagnare i bambini a scuola. Nostro figlio la frequentò. Ricreazione all'aperto e nell'andare a riprenderli tempo di gioco e di sana aggregazione. Chiusa la scuola, ahimè, vandalizzata, abbandonata, successivamente ristrutturata. Oggi il vuoto più assoluto. Solo un bagno pubblico aperto per chi staziona. Quali progetti a riguardo? Le potenzialità ci sono. C'è qualche idea per farla rivivere? Dopodiché, riguardo l'area canina, le persone presenti mi hanno praticamente fatto presente che quella a monte nel 2020 era in progetto di essere realizzata, consegnata per l'utilizzo dopo tempo, mi riferiscono essere ancora senza acqua. Il contenitore dei rifiuti, stracolmo, mi riferiscono che non viene svuotato da un anno. L'altra area, continuazione di quella monte, già esistente in precedenza, presenta dei vuoti lungo la recinzione, non essendo la stessa interrata e spesso i cani la forzano passando sotto. I frequentatori lamentano che non è presente un cartello come in altre città in cui la sosta nell'area viene regolamentata, cioè i tempi diventano molto molto lunghi, cioè chi riesce a entrare nell'area sta finché ne ha voglia e gli altri rimangono in attesa fuori perché ovviamente più cani insieme si può immaginare cosa combinano. Questo è un argomento. Poi la pulizia di Sestri, più in generale, che è un argomento scottante, ripetitivo, che veramente diventa noioso. Occorrerebbe coinvolgere scuole, aziende, cantieri, famiglie, facendo informazione, in qualsiasi modo, anche negozi, volantini. Cioè ci vuole un'informazione, bisogna trovare il modo. Perché è vero, Fincantieri ha portato lavoro, ha portato lustro a Sestri, ma solo a parole. In realtà il degrado si è aggiunto a quello che piano piano si è venuto a creare nel tempo. Manovalanza low cost di appalti, subappalti, sottopagata, con abitudini e cultura diversa, ne aumentano i degradi. E il nostro non può dirsi un paese civile se non è in grado di offrire a chi lavora con sudore e fatica una vita alternativa alla miseria. Però bisogna essere rapidi e soprattutto se mi fa tutte queste domande io come faccio a rispondere? Non mi ricordo più niente. Va bene, no, possiamo parlare dell'area canina, possiamo parlare della villa. Vediamo un attimo. Allora, sì. Su Fincantieri sono in tanti, mi hanno detto, quindi capisco che c'è un problema. Ne abbiamo parlato con l'azienda,
e ora ci metteremo in piedi un programma, io riconosco il problema, no, il sottopagato non lo direi, perché questo per legge non possiamo dirlo, però certamente tutte queste presenze di persone, diciamo con, anche con modi di vivere diversi, hanno creato una situazione di disagio. Dovremmo metterla a posto e la metteremo a posto. Stiamo già lavorando con loro, c'è un programma, non succede dall'oggi al domani, però certo, lo facciamo. Seconda cosa, la pulizia. Tutte le volte che facciamo la colazione parliamo della pulizia, ma è giusto che sia così, perché ci sono dei cittadini che la sentono veramente come un problema. Ricordiamoci però che ci sono altri cittadini che sentono esattamente l'opposto, perché pulire la città è facile, è mantenerla pulita che è difficile. Cioè, quando uno pulisce la città, poi dopo 3 ore di nuovo sporca, non è un problema di pulizia, è un problema di sporcizia. Capite cosa voglio dire, no? Di educazione, di cultura, bravo. Quindi noi sulle scuole stiamo lavorando molto, non so se lo sapete, ma l'AMIU ha dei programmi specifici su tutte le scuole, sia elementari che medie, per insegnare la differenziata, per insegnare un certo modo. E questo, gli effetti però si vedranno ovviamente più in là, anche se voi sapete che un ragazzo di 10, 8, 10 anni che va a casa e parla con i propri genitori di pulizia, di differenziata, eccetera, serve molto per la famiglia stessa, perché manda un segnale molto, cioè i ragazzi poi i genitori stanno a sentire, quindi funziona e ci vuole un po' di tempo. Certamente ci vuole poi dall'altra parte l'impegno dell'amministrazione a pulire. L'impegno, si detto sinceramente, ci sono molte aree della città che sono molto pulite, e ci sono altre aree della città che non sono pulite come vorremmo, io ammetto questo, lo so, e infatti parliamo con tutte le volte con i responsabili di area. Io vi consiglio questo, siccome ogni municipio ha un responsabile di area, cioè c'è una persona di AMIU che è responsabile del municipio, che lui ben conosce, è quello riferimento. A lui dovete mandare tutti i, come si dice, tutti i le segnalazioni. E poi mandatele anche a me, avete il mio email, eccetera, sì, poi dopo io passo dal di sopra o dal di sotto, come volete voi, e mettiamo le cose a posto, ok? C'è anche l'app, ad esempio. Esattamente, l'app funziona, il segnale ci funziona, signora, però funziona. Ad esempio quando risolve ti dice è stata risolta, però tante volte non capisci come è stata risolta, perché non hai la percezione. Sì, anche quello è vero, loro dicono è stata risolta, però non spiegano come, infatti stiamo migliorando anche quella cosa lì. Però l'app funziona bene. Diciamo che nel 90% dei casi i cittadini sono contenti, però come dice lei il feedback, cioè l'informazione non è completa, infatti ne abbiamo parlato proprio per far sì che sia completa. Ha fatto benissimo a segnalare queste cose perché così rimangono nell'agenda e continuiamo a battere sullo stesso chiodo. Sull'area canina io adesso non so con precisione... Posso integrare? Sì, di qualcosa. Allora, l'area canina... Scusate, il microfono sapete perché serve, no? Non serve per la, ma serve per la televisione. Allora, per l'area canina è stata raddoppiata, come ha ben detto lei, ultimamente, proprio perché c'era necessità, e c'era promiscuità, la villa era vissuta dai padroni dei cani in maniera non corretta, quindi un po' con l'aiuto della polizia locale, che con molti passaggi ci ha dato una grande mano. E un po' raddoppiando l'area canina adesso è un po' più regolare. Chiaramente perfettibile, però diciamo che gli spazi per gli amici animali ci sono, e abbiamo una villa che è mantenuta da Aster ha gli uffici, ha i lavoratori che abitano lì dentro, chiaramente poi le foglie e la parte della polizia, chiaramente anche quella può essere perfettibile, però diciamo che è una villa ben tenuta. Sul tema invece della villa storica, su quello invece è corretto, bisogna poi cercare di dare un senso a quel palazzo. Lo abbiamo provato a dare valutando circa 2-3 milioni di euro, dai 2-3 milioni di euro gli interventi da fare, è un impegno gravoso, però anche quello comunque è una prospettiva che bisogna portare a terra. Mettiamo in lista per la società per Cornigliano, no? Anche perché... Gli assesti. No, perché c'è Cornigliano, sbagliato io. Non è cesso. Sì. Però diciamo, sicuramente la villa ha necessità di essere ripensata. Okay. Su Fincantieri invece io condivido la percezione di negatività, però Fincantieri è una ricchezza del nostro territorio in maniera indiscutibile, lo è stato nel passato, lo è ancora oggi. Le interlocuzioni con la direzione personale sono continui, tant'è vero che hanno potenziato su nostra richiesta gli spazi per la mensa all'interno, e quindi un po' per volta anche questo fenomeno si sta alleggerendo. Anche lì Polizia Locale, Polizia di Stato ci stanno dando una mano a regolare un po' la cosa. Chiaramente
è un fenomeno che ha bisogno fisiologico, sono persone, quindi hanno bisogno di tempo per essere, come dire, regolamentato. Però dobbiamo imparare tutti questa cosa, perché sapete che stiamo facendo il bacino da 400 metri, no? I lavori sono già iniziati, quindi lì ci sarà ancora più gente, per farci chiaro. Quindi dobbiamo, il fenomeno è importante e va risolto, quindi, anche perché in futuro ce ne saranno ancora di più, quindi dobbiamo risolvere il problema. Messaggio raggiunto. Chi tocca? Sì, buongiorno. Allora, buongiorno, signor sindaco, buongiorno a tutti. Allora, spero di essere veloce, perché poi ci sono persone che molto più competenti di me, non appartengo a nessuna categoria. Allora, volevo invece di parlare delle cose che vorremmo, io vorrei parlare delle cose che non vorremmo. Allora, la prima, purtroppo ormai ce la dobbiamo... la dobbiamo prendere, il DAC, cioè avremo un fangodotto che serve 240.000 abitanti della città di Genova, ce l'abbiamo qua a Cornigliano. Bene, ormai questo è un dato di fatto. In cambio cosa ci date? Ci date, è ipotizzato che ci darete un bel museo dell'acciaio. Cioè, io vorrei andare in giro per Cornigliano a chiedere agli abitanti di Cornigliano se il loro primo problema e avere un museo dell'acciaio a Cornigliano. Qua a Cornigliano noi di acciaio, io parlo di vecchi di Cornigliano, non ne vogliamo proprio più sentire parlare, cioè è come andare a parlare di... Vabbè, non voglio far paragoni strani, però è come andare a parlare di gente che, come mio padre, ci ha lasciato la pelle all'Itassida, con delle malattie. Ma lasciamo perdere questo. Quindi vorrei solo segnalare che per fare il museo dell'acciaio a Cornigliano è già stato mandato via un centro territoriale di educazione. Vabbè, noi ai nostri tempi li chiamavamo dopo scuola. Una volta lì c'era il dopo scuola, cioè c'è 20-25 bambini con degli educatori che sono bambini assegnati da assistenti sociali, che sono stati trasferiti adesso in via San Giovanni d'Acri, in un appartamento. Lasciamo perdere l'emergenza Covid, però immaginatevi voi 25 bambini, quando va bene, due o tre educatori in un appartamento in via San Giovanni d'Acri. Questo forse sono cose che servirebbero in quel posto, in quella villa ai Giardini Melis, un po' più importante secondo me. Poi un'altra cosa, era stato prospettato il Bergese, mi sembra, di mettere in quell'edificio. È una bella cosa, una scuola a Cornigliano. Allora stiamo parlando di scuola, stiamo parlando di dopo scuola, stiamo parlando di un edificio attaccato alla scuola elementare da una parte e alla scuola media dall'altra. Quindi è proprio l'ideale, perché questi bambini avrebbero scuola, dopo scuola, e parco dove giocare, perché c'è un'area verde ed è un parco dove giocare. E questo è il primo argomento. Secondo argomento, vado nel mio campo adesso. Avete ristrutturato il campo di calcio della Cornianese. 400.000 euro di lavori, mi sembra, all'incirca. Questo campo di calcio verrà fatto un bando per darlo in gestione. E tanto che aspettiamo questo bando, non se ne parla. Attualmente è gestito dalla Genova Calcio. Ecco, ci sono due società che vorrebbero prendere in gestione questo campo di calcio. La Genova Calcio è una società formata da Cornigliano, Proloco, Società per Cornigliano 2020, insomma. Ecco, il discorso è questo. Attualmente Genova Calcio, mi dispiace per Genova Calcio, che poi sono tutti amici, perché essendo nell'ambiente sono tutti amici, però Genova Calcio ha tre campi, non è di Cornigliano e adesso gestisce il campo di Cornigliano. Lo trovo una cosa abbastanza fuori dalla logica. Loro hanno Villa Gavotti, dove si allenano, hanno Begato, dove si allenano e dove si va a allenare la Corniglianese, a Begato, e hanno il campo di Cornigliano, dove adesso ci hanno messo la Sampdoria. Dalle 3 alle 6 e mezza ci hanno messo la Sampdoria. Ovviamente. Ora io mi domando, possibile che i ragazzi della Corniglianese,
di Cornigliano e non abbiano, noi alleniamo una società che abbiamo dei bambini di 12 anni, che quando un bambino compie 12 anni deve cominciare a giocare a 11, non lo sappiamo, cioè non lo possiamo più tenere. Quindi a Cornigliano dobbiamo, perché dobbiamo, possiamo, basta, finito. Allora, da sentire, per il Museo dell'Acciaio secondo me è un museo, come tale non dà fastidio a nessuno, anzi capisco i sentimenti che ci possono essere verso un'azienda, però ci sono altre persone di Cornigliano che l'hanno chiesto, quindi voglio dire, non penso che un museo dia fastidio. Se poi invece, sinceramente, cioè ci sono persone di Cornigliano che hanno chiesto un museo, quindi non è che possiamo metterli uno contro l'altro, un museo non dà fastidio. Invece, ma io non penso questo, un museo serve se... posso finire di parlare per favore? Ok, ecco. Ecco, e comunque in ogni caso, se l'appartamento, io adesso non la sapevo neanche quella dell'appartamento, se il luogo per il dopo scuola, che è una cosa importantissima e va mantenuta, non va bene, ne troviamo un altro. Questo mi impegno io a metterlo a posto, d'accordo? Segniamolo questo discorso qui, che lo mettiamo a posto. Quindi va fatto. Per il Bergese alla fine hanno scelto loro. Va a Sestri, no? Giusto, c'è l'allungamento a Sestri, esattamente. Quindi voglio dire, è il distretto che sceglie, non è il comune che sceglie dove andare, quindi è il preside assieme al distretto diciamo della scuola che sceglie dove andare. Noi abbiamo dato tutte le possibilità e loro hanno scelto quello. Io penso che allora la via di Cornigliano è bella, deve mantenersi bella, ci abbiamo messo l'impegno, abbiamo speso i soldi per metterla, che sono i soldi di tutti, insomma, per metterla a posto, e secondo me il lavoro è stato fatto bene. Io sono convinto che la cosa andrà bene. C'è poi da notare anche Villa Bombrini, perché poi c'è su Villa Bombrini tutto un impegno, adesso forse lo chiederà qualcuno, non lo so, però io oggi avevo intenzione di parlarvi anche dei progetti che ci sono per tutta l'area di Villa Bombrini e la valle del... e l'area del DAC, come si chiama più, no? L'ex depuratore, perché ovviamente tutta quell'area lì sarà ristrutturata e abbiamo delle idee su come farlo, che però chiederemo a voi, cioè a voi vuol dire al senso della città di Cornigliano, di approvare queste idee. Non lo facciamo secondo quello che penso io o qualcun altro, ma lo facciamo in funzione di quello che vuole la città. Quindi queste aree potenziali sono importantissime. Tu parli di compensazioni per il DAC, premesso che questa storia di 250, il fangodotto di 250.000 persone non sarà come dici te, sarà soltanto nei primi tempi, perché poi ci sarà la depurazione per ogni depuratore. Sai che a Genova sono 7, quindi noi metteremo in funzione la depurazione per ogni depuratore, quindi non ci sarà più la concentrazione in un depuratore solo. Quindi questo te lo posso garantire, c'è il piano che sta andando avanti. Quindi anche questo andrà a posto. Poi non mi ricordo più l'ultima cosa, qual era? Il campo di calcio, giusto. Allora, signori, la cosa positiva è che abbiamo messo a posto i campi. Questo mi sembra che tutti quanti siano con... Aspetta un attimo, ho capito. No, e allora, i campi vanno dati sempre a una società privata per la... Non esistono società pubbliche di sport, ok? Noi facciamo un investimento e poi facciamo un bando affinché una società privata lo gestisca. Allora, noi stiamo attenti al fatto che ci siano le società del luogo. Infatti, come dici tu, sono due società, se non sbaglio, di Cornigliano dentro Genova. Come si chiama Genova? Ecco, ce ne ha due società di Cornigliano. Io non sono un esperto, però questo è quello che mi hanno detto. Ora, se ce ne sono delle altre società di Cornigliano che vogliono andare quel campo lì, ne terremo presente. Il bando mi sembra che ci sia già, no? È già aperto. Quindi terremo presente anche questo. Cioè, è logico che ci sia, ed è anche legale, che ci sia una precedenza per le associazioni locali nei campi che sono locali. Su questo siamo assolutamente d'accordo con te. Poi io non ti posso dire come andrà il bungalow, perché prima di tutto perché non lo so, secondo perché non me ne devo occupare, se no altrimenti sarebbe, come si dice, si chiama ingerenza pubblici uffici, insomma una cosa del genere, che non va bene, è illegale. Però io ti posso dire che noi faremo possibile per aiutare le associazioni locali, tenendo presente anche che si possono trovare situazioni in cui si possono prevedere orari e giornate in cui il campo viene assegnato a qualcuno, si può fare anche un discorso misto, tra virgolette.
certamente le sezioni locali devono essere privilegiate, su questo hai perfettamente ragione. Non so se ti ho risposto a tutto, però ci ho provato almeno. Una cosa velocissima sui dopo scuola, sul resto niente, anche sul bando, in effetti il bando è uscito, è operativo, deve essere chiusa da parte dei tecnici e su quello noi non sappiamo chiaramente niente perché. E, sul dopo scuola invece, sul dopo scuola che era all'interno della villa di Villa Serra, l'abbiamo sistemato, quindi l'abbiamo sistemato anche in maniera definitiva all'interno della biblioteca, alla base della biblioteca Villa Bickley. Quindi c'erano degli spazi che erano semi disponibili e quindi abbiamo integrato l'aiuto a Caffè Alzheimer con questi ragazzi e quindi lavoreranno insieme con spazi condivisi e quindi quella parete lì l'abbiamo già sistemata. Era importante, come dicevi te, sistemarla. Ce ne sono altre in realtà, ce ne sono altre che sono qua alle spalle nei locali, quelli tra Società per Corigliano e CGL, ci sono altri spazi per il dopo scuola e ce ne sono ancora misti. No, ma è tutto mischiato. Lo so, però i ragazzi hanno bisogno di spazio. Ci siamo, lo dico, l'abbiamo fatto un mese e mezzo fa questo passaggio, quindi ce ne sono ancora da trovare, però diciamo ci stiamo dirigendo un po' per volta. C'era la signora qui anche. Sì. Posso parlare? Ah, sì. Signor Sindaco, buongiorno, grazie dell'invito, della colazione e grazie a tutti per la presenza. Noi saremo abbastanza veloci e brevi. Volevamo sapere da lei se quel progetto che recentemente ha portato avanti l'assessore, come si chiama? Barone, per la piccola manutenzione alla pulizia dei cimiteri sarà ripetuto. E questo lo chiedo perché forse ricorderà che un anno e mezzo fa circa eravamo stati da lei per chiedere appunto se si poteva fare qualcosa del genere con un intervento di volontari che noi abbiamo e che lei stessa aveva trovato interessate. Poi la cosa è partita, aveva scritto anche il dottor Baroni, ovviamente non siamo stati in questo primo giro, diciamo così, interessati a questo discorso, ma vorremmo esserlo per il futuro. Si ripeterà un'esperienza del genere e nel caso possiamo sperare che assolutamente sì, ma non è che dovete sperare, parliamoci subito, nel senso che allora sono due tipi di attività in quel campo lì. La prima riguarda, come sapete, i possessori, quelli che hanno reddito di cittadinanza. Prendiamo persone con reddito di cittadinanza e li mettiamo a fare questo tipo di lavori, e i cimiteri ce n'è uno, cioè ci sono anche persone che andano sui cimiteri. Secondo sono i volontari, le associazioni di volontariato che vogliono fare questo tipo di lavoro, noi alle associazioni diamo il materiale, diamo tutto, sì. Però dovete venire voi a parlare, nel senso il primo passo lo fate voi, dice fate una domanda e noi vi diamo tutto quanto, perché è estremamente importante il volontariato su queste cose, aiuta l'amministrazione soprattutto in quelle cose dove ci vuole, e lo dico proprio sinceramente, poi vi do un esempio, dove ci vuole anche la passione, non basta soltanto il sistema, ci vuole anche la passione. A Nervi c'è un'associazione di volontariato che si chiama Genova Made, che tiene a cura la passeggiata a mare, pittura tutte le ringhiere, mette a posto le panchine, mette a posto i giardinetti. E noi lo facciamo a Coronata già. Bravi. Ecco. Quindi ragazzi, allora, questo è importantissimo, perché c'è la passione delle persone che lavorano sul posto. Quindi voi venite amore per il quartiere. Bravo, amore per il quartiere. Bravo, venite a parlare, questo vale non solo, vale per tutti. Se ci sono associazioni che vogliono fare così, venite da noi, vi diamo tutto il materiale, tutto quello di cui avete bisogno, perché per noi è un investimento veramente facile. A noi mancano le persone, forse manca un po' anche la passione. Noi se, abbiamo invece voi che avete, abbiamo la passione. E noi abbiamo il materiale, perfetto, per cui vedi che possiamo fare le cose perfetto. Su serio, venite perfetto. Domani, dopodomani, quando volete, ne parliamo in dettaglio e facciamo tutte queste cose, ok? Lo faremo, grazie. Un'altra piccola cosa, qualcosa per far conoscere quello che facciamo. Noi siamo gli amici di Coronata, ovviamente sì. Coronata, ci occupiamo della pulizia del quartiere e lo dico perché è verso prima il discorso molto evidente della pulizia. Il nostro quartiere, grazie proprio, possiamo dirlo, ad affermarlo, grazie anche ai nostri interventi, lo riteniamo abbastanza pulito. Poi un'altra cosa che... Voi avreste bisogno di una strada, secondo me. Sì. Io so che adesso non voglio dare illusioni, però sappiate che ci stiamo valutando. Allora, con la
quando siamo andati a lavorare per il Ponte San Giorgio, è evidente come, da, diciamo, dal da dietro il gasometro ci sarebbe la possibilità di avere una strada che arriva sin su alla chiesa, e quella potrebbe partire direttamente da, da Corso Perrone, no? salendo e andando in su. C'è già una specie di strada, però è privata, usa delle autostrade, insomma è una specie di sterrato, compagnia. Secondo me lì, nei prossimi 5 anni, l'amministrazione si dovrebbe impegnare a fare un certo tipo di lavoro per costruire una strada. Sì, a questo punto tu puoi mettere un senso unico e la cosa diventa molto facile. Il senso unico, cioè da una parte sale e dall'altra scendi. Ma, no? Ma non esiste già un progetto di collegamento tra Coronata e Erzelli? Esiste anche quello, però quello che dico io è molto più semplice, cioè tra Coronata e la Val Polcevera. Non so se hai reso l'idea, no? Certo, tra Corso Perrone. Comunque ne parleremo. Sì. Ecco, poi un'altra cosa, velocissima. Sicuramente lei è a corrente, non le persone qui. A Coronata abbiamo il primo centro realizzato a Genova con AMIU del Surplus, sì, no, che sta andando benissimo, ha avuto degli ottimi risultati. Recentemente il Secolo ha parlato anche del nuovo centro che verrà realizzato in via Bologna. Lo volevamo solo far presente e dire anche che l'intenzione di AMIU ed anche nostri di allargarci ulteriormente. Siete stati dei precursori, a voi bisogna fare i complimenti da tutta la città di Genova. Grazie. Bravi, grazie. Avete fatto un ottimo lavoro. Grazie. Grazie. Intanto grazie per essere venuto a Cornigliano. Vabbè, io sono Patrizia Vagnina, delle Donne di Cornigliano. Però parlo a titolo personale questa mattina, quindi sono i desideri miei. Lei ha parlato, vorrei fare un piccolo legame tra ieri e quello che dovrebbe essere domani, se no non si capisce molto bene, almeno io. Lei ha parlato prima dell'area di Villa Bombrini, qualcuno gli ha chiesto, lei l'area dietro. Allora, io ormai lo sanno tutti che rispetto all'autoparco che lei voleva fare a Cornigliano, la delibera è stata annullata dal TAR e di conseguenza per violazione dell'accordo di programma, normativa, eccetera, eccetera. Allora, senza entrare nel merito, io sono contenta che sia stata annullata, perché così ritorna un po' la tabula rasa su discutere. C'è un punto, secondo me e secondo molte donne di Cornigliano e comunque della città, dal quale abbiamo deciso che non si torna indietro. Cioè l'area del parco urbano deve tornare alla cittadinanza, senza se, senza ma e senza tessere. Perché dico questo? Perché è vero che parlate, tutti parlano e abbiamo tutti a cuore i ragazzi, cioè ognuno di noi poi ha fatto tante cose in questi anni, ma sempre con l'occhio o ai figli o ai nipoti o l'andare avanti a Cornigliano. Rispetto a questo, dopo tanti anni non è che siamo riusciti a dargli granché, ma non per limiti nostri, ma perché di fatto, sindaco, c'è sempre stato posto qualcosa per cui raggiungevamo un obiettivo, ci veniva levato perché serviva qualchedun altro. Allora, il parco urbano, io credo che siamo d'accordo tutti a Cornigliano nelle differenze, ma comunque tutti i residenti, va fatto, e come dice l'accordo di programma va fatto con funzioni a livello cittadino, cioè non può essere un qualcosa di meno, ma è quello che all'inizio, quando fu costituito il gruppo di lavoro eccetera, si diceva che doveva essere l'attrazione della città, come hanno fatto a Genova. Allora, non può essere un palasport, non può essere un centro sportivo, lo dobbiamo studiare. Credo che a Cornigliano abbiamo capito una cosa in tanti anni, e questo l'ho pensato io, lo credo ancora io, con Fiorella e altri. Abbiamo pensato che noi abbiamo dei limiti, ed è quello di non chiedere aiuto. Cornigliano non può essere autosufficiente nei suoi progetti e nell'andare avanti. È stata forte la gente quando ha chiesto aiuto. E allora, se deve essere un progetto di livello cittadino o oltre,
la città ce lo deve e chi in questa città ha intelligenza, forte, capacità e competenze ci deve aiutare. Questo è l'impegno. Io mi rendo conto che diciamo è a fine mandato, le faccio personalmente gli auguri di avere una carriera politica ancora... No signora, a me la carriera politica non interessa, no. Glielo garantisco. Vabbè, si candida, non sono auguri, non è, candida, no? Ma non è politica questa, devo... signora, amministrazione, è una cosa diversa. Vabbè, ma l'amministrazione discende dalla politica. No, è esattamente il contrario, signora, no, è la politica che nasce dall'amministrazione. Facciamo poi un bel dibattito su che cosa è la politica. Comunque, le auguro di avere un futuro perché mi sembra logico che ognuno segua i propri sogni, i propri percorsi. Futuro, però io le chiedo anni, allora l'impegno per i prossimi l'impegno allora per i prossimi 5 anni. Non mettiamo più le aree che le mani sulle aree che devono tornare alla città. Quindi riguarda il parco urbano e bisogna che Società per Cornigliano, glielo chiedo, cominci un attimino a pubblicizzare perché non si trovano. Quanti soldi sono entrati e quanti soldi sono usciti? Allora, signora, glielo dico io. No, allora, mi scusi. Signora, sì, dobbiamo fare in fretta, signora. Ho però, capito, non possiamo prima parlare. La signora ha parlato 20 minuti. Quindi non ha parlato 20 minuti, dai, su. Mi scusi. Bene, allora, signora, dai, concludiamo. I soldi devono venire fuori prima delle elezioni. Sul parco non si... Bisogna che ci date tutti una mano in positivo. L'ultima cosa, ecco, io volevo dire, perché forse non è aggiornato, guardi che il museo dell'acciaio, eccetera, a parte che non va bene, sarebbero quattro quadri, eccetera, ma è solo un po' un termine provocatorio a volerlo messo, volerlo lì. È vero che si era previsto per la scuola Bergese, risulta che però le altre scuole non ci siano gli spazi idonei a ospitare delle scuole. Beh, io lancio la proposta che possa essere un centro culturale per i giovani, grazie, ma che se lo gestiscano i giovani. Su questo ci sono altri gruppi a Genova che hanno preso locali. Va bene, locali. Signora, abbiamo capito. Allora, le rispondo capito, su tutto. Grazie. Cominciamo da Società per Cornigliano. I soldi di Società per Cornigliano sono disponibili a tutti, basta solo andarli a vedere, comunque ve li riassumo io. Però signora, lei ha parlato, adesso mi lascia finire. Allora, ci sono, e adesso gli dico comunque in 3 secondi, ci sono circa in totale rimasti 35 milioni che sono tutti quanti già listati come investimenti, cioè sono già tutti occupati su investimenti che saranno fatti nei prossimi, sino a quando non saranno, comunque sono nei prossimi 5-6 anni. Una parte importante di Società per Cornigliano è quella della cassa integrazione per le persone che escono, diciamo che sono rimaste fuori da Acciai per l'Italia. Questo è l'accordo del governo ed è l'accordo di programma che dice lei, quindi c'è anche questo. Poi dovrebbero essere restituiti dallo Stato, ma sinora, come sapete, abbiamo fatto una richiesta ufficiale allo Stato perché ce li restituisca, per ora non hanno ancora risposto. L'ho fatta io personalmente 2 anni fa. Comunque sono tutti listati e sono pubblici questi soldi, quindi non c'è nessuno che se li incamera. Per parlare di Villa Bombrini invece, il parco deve essere, allora l'accordo di programma prevede che sia restituita alla città per cose che sono utili per la città. Ora, le cose che sono utili per la città è un'opinione che a Cornigliano può essere differente, c'è chi vuole il parco, c'è chi vuole la tesitura. No, signora, però il programma è legge, cioè, le hanno già bocciato una delibera. Signora, per favore. C'è scritto parco urbano. Signora, mi stia a sentire. L'ha modificato come accordo di programma. Prima di tutto le delibere non le hanno bocciate, poi se vuole ne parliamo bocciata. Su questo, però è un altro discorso. Allora, le copia. Allora, signora, però se mi costringe a fare così, dobbiamo smetterla. No, ma non racconti bugie. Non sì, racconto bugie. Per favore. Diciamo che non le racconti queste, potete anche non registrare. C'è una delibera annullata. Signora, l'accordo di programma prevede parco urbano con funzioni cittadine. Punto. Per modificare l'accordo di programma c'è una procedura apposta. Signora, dobbiamo andare avanti. Ho capito, però dica quello che sa. Ma glielo dico col cuore. Ma glielo sì, dico anch'io col cuore, non è proprio ecco, così. Però sarà la città di Cornigliano che ci deciderà cosa deve essere fatto lì. E non sono tutti d'accordo nel fare quello che dice lei. Molte persone a Cornigliano vogliono che ci siano attività sportive, vogliono che ci sia magari collegamento con l'area del depuratore, no. Vogliono che le due... Signora, glielo dico io. Glielo dico io.
Ecco. Perché non è... Ma perché però dire, scusate, non facciamo dibattito. Perché bisogna fare, signora? Un referendum cittadino, no, signora. La legge. Signora, per favore, adesso tu. Basta. Non stiamo facendo un signora, dobbiamo andare avanti, per favore. Vabbè, però mi dica la verità. Ecco, allora. Recuperiamo un attimo, recuperiamo un attimo la situazione e diciamo che le aree sono disponibili, noi abbiamo i soldi per poter fare, la società per ha 10 milioni per quelle aree, poi abbiamo molto interesse da parte di privati che vorrebbero fare degli impianti sportivi, quindi noi sottoporremo a tutta la città quello che si vuole fare e la città ha il diritto di scegliere, città vuol dire Cornigliano, non vuol dire quelli che vengono dall'altra parte, ha tutto il diritto di scegliere quelle che sono le opzioni, diciamo, l'opzione preferita tra quelle che sono disponibili ovviamente. Ad esempio, ve lo dico, c'è stata anche, ci sono cittadini che vogliono lì il Luna Park, ci sono cittadini che vogliono lì, il, ad esempio c'è una grande offerta per una piscina per fare windsurf, un'enorme piscina che sarebbe un'attrattiva a livello europeo, perché vengono giù dalla Svizzera per fare una cosa del genere. Ci sono tante cose che sono disponibili, c'è la pista d'atletica al coperto, ci sono tante cose. Non saremo noi a decidere, sarà la città per Cornigliano. Però, signori, c'è anche la possibilità di fare solo un parco di alberi, cioè c'è tutta la possibilità. È un'occasione unica che ha Cornigliano, non bruciamola in polemiche, per favore, che non serve assolutamente a niente. Non bruciamola in polemiche, perché altrimenti non combiniamo nulla. E allora, se stiamo tanto tempo a non decidere, poi dopo succede come negli ultimi, l'accordo di programma del 2005, ecco, sono quasi 20 anni e non è stato fatto ancora niente, proprio perché nessuno ha il coraggio di decidere. Mi sembra che il coraggio di decidere l'abbiamo dimostrato, poi se si fanno degli errori, automaticamente, in fretta, si risolve con un'altra decisione e si fanno le cose giuste. Per cui, ecco, io mi prendo l'impegno di lasciare a voi decidere cosa deve essere fatto, però bisogna decidere, altrimenti rimane la ghiaina come è adesso. Prego. Buongiorno, sono Mauro De Salvo, sono un cittadino di Cornigliano e volevo un po' intanto fare una domanda per sdrammatizzare un po'. Se io vorrei diventare cittadino onorario di Genova, se mi fa vedere come si puccia la focaccia con la cipolla dentro il cappuccino. Se vuoi te lo faccio vedere. Non ci credi? No, ma io vorrei diventare, visto che sono un nativo di Tursi, Matera. Ah, allora sì, ho capito. Se allora sei a posto. Anche diventare, ma ora cittadino. Sei cittadino di Genova o no? Hai la residenza a Genova? Da 50 anni. E allora lo sei già onorario, scusa. Vabbè, però mi piacerebbe avere lo sei già onorario. Una pergamena, una testata. Ma l'hai mai provata la focaccia con le cipolle nel cappuccino? Io la focaccia l'ho mangiata in tutti i modi, anche con i fichi, nel cappuccino, da tutte le parti. Però volevo la conferma. Confermato. Detto confermato. Questo per sdrammatizzare un po', bravo, l'ambiente, bene. Volevo hai fare una segnalazione, bravo. Penso per tutti i cittadini. Noi abbiamo dei giardini pubblici a Cornigliano che sono una favola. A differenza della signora di Sestri che si lamenta dell'aria canina, dell'acqua, noi non abbiamo manco gli alberi, non abbiamo le aiuole, non abbiamo la luce. Lei se viene alla sera, anzi la invito a venire dopo quando viene buio, sembra un cimitero. Quello di Caronaldo si è trasferito a Villa Bombrini. Che zona è? Qua, Giardini Melis. Giardini Melis. Ah, Villa Serra. Sì. Scusa, ho fatto confusione. A Villa Serra. Abbiamo fatto le segnalazioni già 2 anni fa insieme alla Proloco, perché hanno cambiato i lampioni, hanno messo quelle a LED per risparmiare, ma risparmiare non vuol dire non dare la luce, perché non ce n'è. I lampioni più del 50% sono bruciati. Abbiamo fatto la segnalazione al presidente del municipio, Mario Bianchi, ha incaricato una ditta, è venuta anche la ditta, vengono, guardano e se ne vanno. E noi è 2 anni o 3 che siamo al buio quasi completo. E per cui vorrei avere Villa Rossi a Cornigliano, mi scusi signora per la polemica, ma voglio dire... Noi non abbiamo né aria canina, neanche l'acqua, i servizi igienici non ce n'è. Vabbè, hai detto che volevi sdrammatizzare. Poi, no, ma questo, no, mi scuso, ma questo non è rivolta sto scherzando, all'amministrazione. Dai, ma se fargli capire i problemi che abbiamo anche noi a Cornigliano. Sto scherzando. Niente, poi ci sarebbero tante cose da dire, comunque lascio la parola un po' anche agli altri, perché sennò qua il tempo vola. Ma comunque, però la segnalazione, quella dei giardini pubblici, mi sembra doveroso, perché non si vede proprio. Hai perfettamente ragione. Grazie. E quindi vediamo un attimo di... Allora, adesso, infatti l'ho chiesto a lui,
le luci ci devono essere in tutta la città, per cui se non ci sono allora ci sono dei, c'è un problema tecnico, io non so se questo è il caso, non lo so, però è già successo, perché quando si mettono le luci a LED le centraline di trasmissione non sono adeguate perché sono ancora quelle vecchie, quindi loro cambiano le luci, poi si accorgono che le centraline non vanno bene, bisogna cambiare anche la centralina, ci vuole un po' più di tempo, però poi lo mettono a posto, quindi insistiamo, lo facciamo mettere a posto perché ci deve essere. Poi l'altro discorso delle luci a LED, queste luci sono diverse dalle altre. Le altre davano una luce diffusa, cioè la luce andava tutta quanta nell'ambiente. Ora ci sono, le luci vanno invece verso il basso, per cui se le guardi in orizzontale ti sembra quasi che non ci siano, però se ci vai sotto invece ci sono. Questo perché? Per evitare che le persone che abitano ai piani alti durante la notte abbiano la luce. Ora, questa l'ho già fatta la scorsa colazione del sindaco, però vi assicuro che una persona mi ha detto così adesso devo accendere la luce in casa, perché prima utilizzavano le luci di fuori. Però vabbè, lasciamo perdere, questo me l'hanno già detto due volte. Quindi. Però questo è un problema, però è voluta questa cosa qui, cioè di avere la luce che va verso il basso e non la luce che va diffusa su tutto, diciamo, a 360 gradi, ok? Però deve esserci, punto. Se non c'è, va messa a posto, non c'è discussione. Ci sono delle altre parchi però che stiamo mettendo a posto, dobbiamo parlare del Rio San Pietro, eh? Sapete che c'è un progetto pronto per andare a per mettere a posto Rio San Pietro ed è pagato dalla città per Cornigliano, quindi verrà fatto, è uno dei progetti che deve partire, assieme ovviamente a Via Cornigliano, assieme a Massena, se volete ve li leggiamo tutti, li sapete, ciao, oh, non t'avevo riconosciuto, li sapete tutti questi progetti? Ne diamo un'occhiata? Li sapete tutti? Sono una decina di progetti che sono tutti quanti, alcuni stanno andando, altri partiranno a breve, che riguardano tutti quanti Cornigliano. Magari ci diamo una lettura è meglio. Allora, vediamo un attimo. Mentre tu fai la domanda io li cerco, d'accordo? Vai. Allora, di Francesco Roberto, ringrazio il sindaco di essere venuto oggi qui a Cornigliano. Allora, io volevo portare una problematica che ormai va avanti da diverso tempo. La problematica sulla viabilità su via Cornigliano. Allora, noi abbiamo segnalato più volte anche all'assessore che purtroppo via Cornigliano viene utilizzata esclusivamente come, diciamo, via di transito e specialmente per andare a prendere l'autostrada. Ecco, e questo è un problema perché si carica un'arteria con del traffico che è solo di transito per andare a prendere l'autostrada. Questo succede in direzione ponente e quindi le auto cosa fanno? Vanno a fare il giro dell'Oca all'aeroporto per poi tornare indietro e andare al casello autostradale a 10. E questo è assurdo perché sono stati spesi milioni di euro per Lungomare Canepa, la Guido Rossa e l'810, che attraverso l'810 sappiamo tutti si arriva in un batter d'occhio davanti proprio al casello autostradale. E cos'è che manca? Manca la cartellonistica orizzontale, cioè noi oggi chi esce da via Degola a San Pier d'Arena entra dentro la rotatoria, invece di esserci una chiara cartellonistica che indichi alle persone, perché gli automobilisti vanno presi per mano, cioè bisogna abituarli, ma bisogna anche inserire una cartellonistica chiara e corretta, invece di dire di fare via Pacinotti, quindi via Guido Rossa e l'810, vengono tutti giù dritti, ponte di Cornigliano, via Cornigliano, e noi intasiamo inutilmente la via Cornigliano, che non può essere una via di transito. E quindi abbiamo la prima problematica sulla rotonda di via Degola, completamente sprovvista di cartellonistica. Addirittura Viabilità ha inserito una nuova cartellonistica indicando ai cittadini genovesi di fare via Cornigliano per andare a prendere l'autostrada. Ragazzi, questo è un dibattito. È un errore. E poi l'area di campi. L'area di campi sappiamo che è un'area commerciale importantissima, dove tanti vengono da fuori Genova, quindi abbiamo dei flussi di traffico importanti. Ecco, assolutamente anche qui non ci sono indicazioni chiare, ad esempio su via Siffredi, per indirizzare su area campi gli automobilisti facendo Guido Rossa e quindi dalla via Guido Rossa andare in via della Superba, quindi via Tea Benedetti, da via Tea Benedetti siamo a campi, senza nemmeno fare un semaforo, perché non ci sono semafori, si arriva direttamente lì
senza nessun problema. E quindi questo qua è un aspetto, diciamo, rilevante. L'altro aspetto importante è che quando è caduto il ponte Morandi è stata eliminata la rotatoria tra via Guido Rossa e lungomare Canepa. Ad oggi non è stata più ripristinata. Oggi l'emergenza, diciamo, è finita, ma questa rotatoria non è stata più ripristinata. Ed è grave perché? Perché tutti quelli che invece vanno verso Levante, se vogliono accedere su San Pier d'Arena, non hanno accessi. Cioè, l'unico accesso che c'era era quello della rotatoria all'altezza di via Avio. La rotatoria di fatto oggi è eliminata. Ed è un problema anche per le pubbliche assistenze, perché le pubbliche assistenze in un batter d'occhio fanno Guido Rossa, farebbero la rotonda, entrerebbero in via Avio e vanno su a San Pier d'Arena, invece si trovano costrette a percorrere anche qui via Cornigliano. E questo è un problema enorme. Questo sulla viabilità. Il secondo punto... Aspetta, finiamola così un attimo solo. Allora, io sono assolutamente d'accordo con quello che dici. C'è un problema perché i negozianti di via Cornigliano non sono d'accordo. Il CIV e compagnia, eccetera. Io anche lì sono assolutamente disponibile a fare quello che vuole il territorio. Cioè, se voi dite che dobbiamo indirizzare le persone a non passare per via Cornigliano, cioè quelle che non... Parliamo di quelle che esattamente. Io sono d'accordo, facciamolo. Però bisogna fare in modo che anche il CIV sia d'accordo, il quale invece vorrebbe che tutti passassero per evidenti motivi. Se volete che prenda io la decisione, la prendo. Però sarebbe meglio che il territorio decidesse cosa fare, capite? Sono assolutamente possiamo d'accordo. Fare un'assemblea e decidere qual è la cosa migliore e lo facciamo. Comunque le soluzioni che dici tu sono tutte logiche e intelligenti. Hai perfettamente ragione, c'è però da prendere una decisione a monte se vogliamo farlo passare traffico o se non vogliamo farlo passare traffico. Questo, signori, lo dovete decidere voi, se no, se volete decido io, buonanotte. Ecco, un attimo, aspetta un secondo, ancora una cosa. Invece sulla via entrare in Sant'Arena. Manca la cartellonistica. In realtà manca la rotonda lì, non c'è proprio la rotonda. Parliamo di lungomare Canepa. Esattamente. Okay. Allora, lì, anche lì, il CIV chiede la rotonda. Altri non vogliono, perché lì se ci passano, insomma, è un po' complesso. Però io la farei la rotonda. Tenete presente che oggi, però, si può passare, perché se scendi giù dalla Guido Rossa, entri dentro la Fiumara. Sì, ma lì è una zona commerciale, andiamo a intasare. D'accordo, va bene. Però se c'è... No, non finisci sul ponte, finisci prima. No, fai quella dopo. Sì, alla Fiumara si può, però vabbè, allora stammi a sentire, ci stiamo lavorando, quindi probabilmente la faremo, ok? Probabilmente la faremo. Fate incontrare con la direzione mobilità. Se l'hanno già fatto, comunque signora non è lì che bisogna decidere, è il territorio che deve decidere, non la direzione mobilità. Il territorio con la direzione, sì. L'hanno fatto l'incontro e è sospesa la decisione perché ci sono due cose conflittuali. Ecco, il secondo punto, se posso finire, è il discorso proprio per venire incontro al CIV, lei ha citato il CIV. Certo. Assolutamente i 46-48 parcheggi che saranno creati sulla nuova via Cornigliano devono essere assolutamente in funzione del commercio, se vogliamo dare la possibilità insomma, di tirare un po' su il commercio, certo, su via Cornigliano. Ecco, però devono essere assolutamente parcheggi regolati ad orario, cioè durante la notte va bene che ci parcheggino i residenti, siamo, ma non è possibile che ad oggi furgoni vengono lasciati lungo la via Cornigliano per settimane e non c'è la possibilità di un ricambio delle persone che devono utilizzare. Siamo d'accordo tutti, questo sarà fatto. Grazie. Okay. Allora, prima di passare al prossimo, vi do una lista qua veloce, che tanto riconoscete meglio di me queste cose. Riqualificazione di Piazza Rissolio, sono 600.000 euro. Riqualificazione di via Dufour, sono 210.000 euro. Riqualificazione dell'ex mercato di Cornigliano, 1.3 milioni, 1.300.000 euro. Riqualificazione dell'area ex Dufour a Genova Cornigliano, sono 1 milione e questo dovrebbe essere quasi finito, dico bene? Ecco. Poi c'è la via Cornigliano, per via Cornigliano sono 5 milioni e 200.000 e questo... mi auguro che venga finito nel mese di marzo, ok? Ecco.
Poi abbiamo la valletta di Rio San Pietro, 1.9 milioni. Abbiamo la sponda destra del Polcevera, che sono 5 milioni e mezzo. Il fine lavori contrattuale è previsto a ottobre di quest'anno. E la sponda sinistra del Polcevera, che sono 19 milioni. E questa è prevista a fine a marzo 23. Stanno lavorando su tutte e due. Allora, questi sono quelli che oggi sono a... Ho dimenticato Piazza Massena, che è ora in fase di progettazione, per 600.000 euro. E ho dimenticato anche la palestra della Valletta di Rio San Pietro, che ha richiesto circa 100.000 euro per una tensostruttura. Questo è quello che Società per Conigliano oggi sta facendo. Come vedete, cioè, arriviamo circa a quella cifra che ho detto prima, dovete aggiungere a questa, a quella che ho detto, i 10 milioni che sono lì pronti per il parco di Villa Bombrini o quello che ci sarà a Villa Bombrini, e poi c'è il discorso della cassa integrazione, che quella però dovrebbe essere restituita, c'è l'impegno dello Stato che per ora non è stata ancora restituita. Questo così almeno lo sapete tutti. Se ci sono delle variazioni su questi progetti, secondo me non c'è nessun problema se la Città per Conigliano, attraverso la città, okay, attraverso il municipio, viene a dire no, invece che fare questa cosa qua preferiamo fare quest'altra. Bene, ne parliamo e lo facciamo. Cioè, questa è un'occasione unica, le altre diciamo delegazioni di Genova non hanno, per evidenti motivi su cui che non voglio ovviamente parlare, non hanno questa disponibilità. Approfittiamone, approfittiamo, perché avete la possibilità di poter dire questo mi piace, questo non mi piace. È lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per Villa Bombrini. Ok, a chi tocca ora? Signore. Il sindaco, torniamo a Sestri. Dunque, mi preme farle conoscere la situazione del parco di Montegazzo, Fortini. Sì. È completamente disastrato, sì, perché la gente che doveva frequentarlo ha tagliato gli i tavoli, tutto il resto, ha perso a distanza di un cose anno, pazzesco. Non c'era più niente. Sarà magari il caso di ripristinarlo con materiale non deperibile, cioè nel senso cemento o altre cose. Perché non ci lascio, ho capito cosa dici, però abbiamo dei... mi hai capito. Cioè, mettendo delle panche di cemento. Quindi, lo so, però... Perché è un problema lì. Sappiamo poi la gente che è molto civile, purtroppo, locali, devo dire i locali, anche poi... Dovremmo educare la gente e lasciare il legno. Una volta io facevo parte delle squadre di incendio boschivo, una volta le squadre di incendio boschivo avevano anche un minimo di manutenzione di queste aree qua, non so adesso come siano messe. Questo vabbè, comunque è una cosa che mi preme, perché io vado spesso da quelle parti e purtroppo vedo delle cose... Uh-huh. Inarrabile anche di notte, poi ci sono anche delle messe nere, fanno delle cose strane lì. Vabbè, questo è il punto uno. C'è in uno dei fortini c'è un ricovero praticamente che è un deposito di spazzatura, andrebbe chiuso. C'era già una porta di metallo, è stata divelta, lì andrebbe proprio chiuso perché diventa poi un immondezzato. Lo so. Ritorno alla Villa Rossi, soltanto per una cosa: la parte superiore della Villa Rossi è trascurata, ci sono due operatori che si vedono quando si vedono, io non voglio dare la colpa a loro, però si vedono sono quando Aster, si vedono. Chi sono? Aster. Ecco, Aster è una nuvola. No, non è una nuvola, perché ma c'è tanti problemi. Anche nelle strade Aster fa dei tappoli con asfalto a freddo e dopo poco va via. Io ho già segnalato più volte un cedimento sopra Piazza Tarello. Tutte le volte veniva tappurato così e dopo due mesi di nuovo c'era l'avallamento. Lì c'è un problema di c'è un problema sotto probabilmente. Sì, un problema di infiltrazione d'acqua, per cui sarebbe da risolvere definitivamente. Non c'è nessuno che controlla sui lavori che vengono fatti di ripristino, no, sia di Aster che di Tepe. Adesso ti spiego qual è il problema. Scusi, brevemente, altri punti. Sì, via Sestri. Via Sestri e... I blocchi che avevano messo antiterrorismo sono diventati degli orinatoi, purtroppo è così. E quindi è un problema anche quello lì nella convivenza, e anche lì c'è molta inciviltà da parte dei padroni di cani, purtroppo è così. Via Sestri, sì, ecco, è pedonale Via Sestri o no?
Una bella domanda. Perché io più volte ho fermato biciclette. No, le biciclette. Biciclette, okay. Monopattini che sfrecciavano in mezzo alla gente. Dico, ma... Sì, allora, bene, cominciamo da quest'ultimo. Sì. Allora, abbiamo le zone pedonali dove le biciclette sono consentite e i monopattini sono fuori da qualunque regolamento, infatti adesso stiamo facendo i regolamenti, quindi in linea di massima sono consentiti. Sì. Però ci sono dei limiti di velocità, sapete che ci sono, se vi dico qual è il limite di velocità, che sì, mi sembra che sia 20. 12, no? Sì, 12. No, non lo so, non mi ricordo, però è molto meno di 20 nelle zone pedonali. Poi ci sono le zone ZTL, zona traffico limitato, dove può andare solo chi, se c'è un parcheggio, tu devi andare nel parcheggio, devi poter entrare, allora quella si chiama zona traffico limitato. Il problema è sempre nel guidatore, non è mai nella regolamentazione, perché noi non possiamo dire in una zona non ci passare, se uno deve andare nel suo garage, ad esempio, se uno ha un negozio deve poter arrivare la macchina che fornisce il negozio, no? Eccetera. Le biciclette e i monopattini devono rispettare i limiti, questo siamo assolutamente d'accordo. Non lo si può più generalizzare, consentendo a chi ha negozio, oggi la legge, chi ha box, chi ha di entrare. Ma è già così da un certo punto di vista, però la legge oggi ti consente di andare in bicicletta, il monopattino la legge non lo prevede, perché non c'è ancora. Non c'è ancora regolamento. Noi siamo stati i primi a mettere il regolamento sui monopattini, la prima città d'Italia che ha messo il casco obbligatorio, lo sapete, vero? Ecco. Però oggi ancora non ci sono i regolamenti precisi per i monopattini, invece per le biciclette ci sono e tu in bicicletta puoi andare. Nella passeggiata di Nervi abbiamo messo, cioè non l'ho messo io, l'ho messo quelli di prima, il divieto delle biciclette, che però regolarmente non è rispettato, chiamiamolo così, cioè non è rinforzato, come si dice in termini, cioè non c'è chi va a fare la multa se trova una bicicletta. Anche vedi, trovi un bambino di 15 anni o di 10 anni con la bicicletta, cosa fai? La multa, cioè, mi sembra ridicolo, no? Quindi bisogna, per le biciclette bisogna affidarsi all'intelligenza delle persone. Altri due punti brevemente. Dunque, in via Solima c'è un... Su quel discorso, scusa, dei fortini, eccetera, sì, quello va messo a posto, siamo d'accordo. Non posso andare col cemento perché non è concepibile. Dobbiamo invece andare con l'educazione delle persone. Piano piano, piano piano, piano piano. In via Solima c'è un Vespasiano che viene utilizzato in parte anche dai lavoratori, che è semidistrutto praticamente, sì, all'interno. Non sarebbe possibile sostituirlo con quelli a autolavanti? Sì, allora, te senti, gli autolavanti non funzionano bene. Dopo un po' sono tutti quanti... Noi invece sostituiremo, abbiamo un progetto, a Genova ne abbiamo già messi 18, devono arrivare in totale 26 di bagni pubblici, okay? Sono casottini dove c'è uno che per 50 centesimi ti fa utilizzare, però poi lo tiene pulito. Okay? Funziona bene, tra l'altro abbiamo tante persone che starebbero lì la giornata a fare questo lavoro, quindi ce la facciamo, abbiamo delle cooperative che lavorano in questo senso. Prima o poi li estendiamo in tutta la città. Sì, okay. Il progetto è questo. D'accordo. Okay? Okay. Forza, chi tocca? Il signore qua. Poi gli passo il signore qua. Allora, due cose. Mi sentite? Sì? Due cose velocemente. La prima, via Cornigliano. Io sono d'accordo con le perplessità che hanno il CIV, però il problema non si risolve facendo fermare su una strada a una corsia per senso di marcia le auto per andare a comprare nei negozi. E per incentivare il commercio è necessario trovare, e già sono state fatte in parte, trovate in parte, delle aree di parcheggio, fare in modo che, come diceva Roberto, il parcheggio sia, come dire, rispettato, possibilmente che le auto non parcheggino sulla pista ciclabile, cosa che succede già in questi giorni, che si trovino altre aree per far parcheggiare le auto che hanno voglia di fermarsi a Cornigliano per comprare. Esiste un altro problema però, che ed era previsto che venissero trovate degli incentivi per aumentare la presenza commerciale in via Cornigliano. Non credo sia sufficiente dare 4.000 euro per aggiustare i negozi,
noi abbiamo bisogno, come dire, che su Via Cornigliano ci siano più tipologie di negozi che adesso non sono presenti, magari di qualità, che non siano, con tutto il rispetto, solamente fruttivendoli di pakistani, ma magari negozi anche un pochettino più di qualità, e dobbiamo fare in modo, come dire, di incentivare questo tipo di presenza, così come sono stati incentivati il rifacimento delle facciate di Via Cornigliano per rendere Via Cornigliano più bella. Ultimissima cosa, faccio un intervento per ringraziare. Sono molto contento che sia partito e che stia partendo, grazie a Società per Cornigliano, l'intervento su Valletario San Pietro. Sono molto contento che dopo l'incontro che abbiamo fatto poco più di un anno fa abbiamo trovato forse la sede per la Celano Box, che ci permette di recuperare il locale dell'ex mercato, che dovrà essere riqualificato. Rimane, e lo sappiamo tutti, il sindaco è venuto 5 anni fa rimane il buco nero dei famosi box. Noi dobbiamo trovare una soluzione su questo. Lo so, dobbiamo trovare una soluzione, perché trovare una soluzione lì significa magari trovare un posto dove che dia la possibilità alle persone di parcheggiare, e poi ripristinare un'area verde che era molto importante per l'area Dufour, dove adesso stiamo concludendo un lavoro molto importante, e già che ci sono, come dire, invito tutti quelli che sono qua e passate parola, perché fra pochi mesi inaugureremo una bella cosa a Cornigliano. Allora, grazie per l'intervento, ti dico due risposte sui negozi. Allora, sapete che stiamo facendo tantissimo per i negozi, nel centro storico abbiamo un progetto di 200 negozi che paghiamo noi, no? Per 5 anni, di cui siamo già quasi a 100, che ne sono già aperti circa una trentina, quindi 100 sono le domande fatte, quindi potremmo fare anche la cosa per Via Cornigliano. Il problema grosso è che noi non possiamo decidere quale negozio c'è, purtroppo. Io dico purtroppo perché invece, lasciamo perdere, c'è la legge Bersani del 2006 sulla quale non possiamo discutere. La legge dice che ognuno ha il diritto di aprire il negozio che vuole, cosa che da un certo punto di vista è logico, da un altro punto di vista invece non è logico, perché ci sono certe aree dove è giusto che si possa dire i cittadini vogliono tutto un certo tipo di lavoro. Ecco, in mezzo a questo problema dobbiamo cercare di trovare una soluzione giusta. Noi possiamo aiutare un certo tipo di attività, però non possiamo farle in maniera discriminata, se no poi dopo ci dicono che non va bene, ci annullano le delibere. Io non posso dire aiuto solo le pellicerie, pellicerie non dovevo dirlo, ditemene un'altra, le pasticcerie, così va, conflitto di interessi. No, non posso dirlo, chiaro? Perché? Perché se no viene annullata subito questo bando qui. Bisogna cercare tra tutto questo discorso di aiutare, si aiuta genericamente e dopodiché si porta avanti il discorso. È complesso, però ci stiamo lavorando. Se il CIV di Cornigliano prevede e ci aiuta nel trovare un'opportunità per aiutare tutti quelli che sulla via vogliono fare un certo tipo di lavoro, allora sì, noi ci siamo, cioè dici, tutti i negozi che vogliono prendersi altri metri quadri a fianco, o vogliono fare un altro certo tipo di, o mettono i dehors gratuiti, o queste cose qua, eccetera, noi li aiutiamo, e come? Tanto per chiarire com'è la situazione. È interesse di tutti che Via Cornigliano sia bellissima, ok? Deve essere, per Sestri c'è Via Sestri, cosa vuoi dire tu? Stiamo facendo un bando proprio per aiutare i negozi. Bene, allora lo diciamo. Con dei finanziamenti, l'abbiamo già fatto, lo riapriamo anche alle vie di Milo. Bene, questa è una buona notizia. Quindi questo per quanto riguarda i negozi. Poi per quanto riguarda, cosa erano le altre cose? Sì, quello. Box. Ecco, allora, i parcheggi, signori, i parcheggi. No, aspetta, prima hai parlato di parcheggi anche. I parcheggi ci mettiamo tutti quelli che sono disponibili, ha ragione lui, che vanno messi a orario. Se ci sono delle situazioni di privati che vogliono fare parcheggi, noi li aiutiamo con la parte amministrativa, non c'è assolutamente nessun problema. Se tu hai un edificio, ad esempio a San Pietrarena lo stiamo facendo, sono edifici nel centro proprio che sono cadenti
e allora vogliono essere ristrutturati per fare i parcheggi, li aiutiamo amministrativamente per andare avanti, questo va benissimo. Se ci sono delle aree che voi pensate che possono essere utilizzate, va benissimo. Quella che dicevi tu, purtroppo c'è questo problema del fallimento e lì ci deve, sino a quando l'area non ce la danno disponibile, noi non possiamo lavorarci. E deve essere il giudice che ci dà, il giudice fallimentare, tutto il processo eccetera, che ci dà l'area disponibile. Noi siamo disposti a comprarla e quindi diventa pubblica, però ci deve essere questa possibilità. E tutt'oggi purtroppo, sono 5 anni, perché mi ricordo quando sono venuto lì, sono 5 anni che ferma perché non abbiamo ancora la disponibilità dell'area. Queste sono le tragedie che abbiamo noi. Signor Sindaco, buongiorno. Io abito in Piazza Monteverdi e lei, mi ricordo, che aveva detto che faceva ripristinare tutti gli scavi effettuati dalla rete. Questo non dalle mi risulta. Dalle fibre ottiche, dici? Fibre ottiche, sì. Non mi risulta. Beh, arriveranno anche qui, sono stati fatti in tante arriveranno parti. Anche qui, ma quando? Quando non ci sarò più? Quando, no, ci sarai, quando tranquillo. Qualche persona... Tranquillo che ci sarà. Allora, le dico, io abito in Piazza Monteverdi, dalla chiesetta tutto il lato destro è tutto da ripristinare. Due persone, un uomo e una donna ci sono cadute... E penso che sia da ripristinare. Assolutamente sì, prendiamo nota e lo facciamo, d'accordo? Io conosco Mario e ogni problema che allora c'è... Allora è lui che non le mette a posto. Ecco, ora che l'ho visto mi sono ricordato di lui e gli romperò le scatole. Sì, sì, sì. Perché ci sono così. Alcune cosine che vanno fatte. Va bene, d'accordo, sono d'accordo. La ringrazio, va signor bene, sindaco. Grazie a te. Chi c'è? Allora, innanzitutto grazie signor sindaco per l'incontro, sarò brevissima. Volevo chiedere una maggior presenza di polizia locale che faccia le sanzioni contro il parcheggio selvaggio, perché cioè, avete fatto questa strada bella e poi si parcheggia chiunque, ovunque. Li ho visti solo un giorno. È la prima persona in 5 anni che mi chiede di fare più multe, quindi sono... No, io ho la macchina, però a volte anche giro lei, per due, un'ora. Siete due. Ho la macchina, ma giro per un'ora per trovare un parcheggio che sia corretto. Poi volevo fare una domanda. Nel progetto di Via Cornigliano è prevista l'installazione Silenzio. Di barriere che proteggano il marciapiede dalla strada? Perché così, secondo me, è un po' pericoloso. No, non penso che ci siano barriere, signora, nel progetto non c'è, a meno che non mi sbagli io, vero, non ci sono barriere. Paletti, qualcosa, perché no. Ieri ero con mia figlia dal bordo del marciapiede, una macchina che voleva parcheggiare dove non poteva, mi stava quasi per investire quella lo bambina. Lo so, ha ragione, però vabbè, valutata non sono preso, cosa. Però se una macchina va parcheggiare sul marciapiede bisogna colpirla. Cioè, tutto lì, basta, sono d'accordo con lei, grazie. Sono comportamenti come al solito incivili. Grazie signora, allora sì, ci abbiamo ancora 5 minuti, dai, vai. Una cosa veloce. Prego. Nessuno ha parlato dell'illuminazione di Via Cornigliano. Noi almeno un paio di volte a settimana la attraversiamo perché andiamo verso Certosa. Allora, la visibilità è veramente scarsa. I pedoni li vedi e non li vedi. Capisco che adesso siamo ancora in fase di completamento della strada, però l'illuminazione è molto importante perché veramente il rischio è elevato. E poi una cosa sciocca volevo chiedere, che ho notato subito all'inizio, prima ancora che iniziassero questi lavori, ma queste colonne rosse verso Ponente, che a me ricordano tanto l'ingresso a Chinatown, cosa significano? Ci sono le colonne rosse. Cosa significa? Adesso, signora, finito qui, vado a vederle. E poi... No, ma meritano, meritano. Vabbè, io vado a vedere, vediamo, ma che cos'è, si può sapere? No, non... Paolo, che cos'è questa roba delle colonne rosse? Cosa sono? Questi totem. Sono due colonne che sono messe all'entrata di Cornigliano nuovamente, che sono dalla stazione di Cornigliano. Fanno parte del progetto, in realtà sono un po' forti dal punto di vista visivo e dell'impatto. Indubbiamente anche io ho qualche perplessità, fanno parte dall'inizio del progetto, però se
come hai detto giustamente te, la cittadinanza ritenesse che non sono, è un estetico, un fattore estetico. Si possono spostare. Vabbè, signora, scusa. Diamoci una mano di bianco. Bianco. Cioè, siamo aperti alle soluzioni, a varie soluzioni, non è un problema, ecco. Va bene, allora, se allora, sommarizziamo il discorso. Ho capito questa storia, adesso le vado a vedere. Però non sono io a decidere. No, signora, le dico, no, ma è una cosa artistica, insomma, è la favola. Però se allora, siamo sempre allo stesso discorso. Se dalla città, attraverso presidente del municipio, mi viene chiaro e sono tutti d'accordo sul fatto che le volete cambiare o volete farci qualcos'altro, eccetera, lo cambiamo, non c'è nessun problema, d'accordo? Chi è il prossimo? Volevo aggiungere una cosa, se è possibile. Dimmi. No, dicevo, ci sarebbe una bella occasione che, come avete accennato voi, verrà dismesso il depuratore. Sì. Il depuratore è attaccato al campo. Dal al campo, al depuratore, si può arrivare benissimo all'area dove c'è il parco di Villa Bombrini. Cioè, si verrebbe questo fuori è esattamente il progetto. Allora, lasciami parlare un secondo, va bene. Allora hai fatto benissimo alla fine a puntare questo discorso. Ti ringrazio. Perché mi ci dai l'occasione per dire quello che stiamo... Dal campo, all'area del depuratore, a Villa Bombrini, attraverso un ponticello... facilissimo, sono 200 metri, cos'è sì, neanche, esattamente. No, beh, sì, però il ponte è più, forse anche più carino, è un'altra, sono altre colonne che mettiamo all'ingresso di Cornigliano. Questo essere il ponte dell'ingresso di Cornigliano. E come si dice? Ecco, diventa un'area per la città, dove voi avete il diritto di poter scegliere quello che volete che sia installato lì. Tenete presente che bisogna andare a prendere esigenze di tutti, cioè c'è quello che vuole tutto quanto un prato di margherite, esagero ovviamente, e quello che vuole invece fare una grande palestra di 10.000 metri quadrati, cioè cerchiamo qualcosa che vada un po' per tutti, ok? Però diventa un'area veramente interessante, su cui si possono fare tantissime cose e anche a livello stagionale. Cioè sono aree su cui a livello stagionale, che vuol dire a Natale si può fare Luna Park, dall'estate si può fare altre cose, cioè ci sono tante possibilità. Noi faremo possibile per mettere sul tavolo tutte le opportunità che ci sono date, per adesso ne ho viste tre diverse, quindi abbiamo queste tre diverse opportunità. Poi la città deve scegliere, però signori bisogna scegliere, certo. Nessuno vuole la ghiaia, chiaro? Quella che abbiamo adesso. A campo è stato detto che cioè, va più gente che al Porto Antico, era scritto sul secolo. Cioè nell'area di Campi è più movimentata che il Porto Antico, cioè, rendiamoci conto di questo. Cioè, verrebbe anche comodo per tutte le ditte che lavorano lì, cioè ditte, sono aziende enormi. Cioè... Ecco, non abbiamo parlato di trasporto pubblico, però poi dopo parleremo anche, magari in un'altra occasione, parleremo magari quando vado a Sestri, visto che da Sestri siete venuti a invadere Cornigliano, quindi quando andrò a Sestri qualcuno di Cornigliano verrà a invadere Sestri. Sto scherzando, però sto dicendo, no, perché poi mi interessava anche sapere, sapete che stiamo investendo un sacco di soldi, lì veramente tanti, sul trasporto pubblico, incluso ad esempio, per Sestri c'era anche il discorso di Erzelli, però qui c'è tutto il discorso del treno che diventa metropolitana, dell'asse che diventa l'asse di autobus elettrici, c'è tutto quanto da vedere bene. Lo faremo in una prossima, adesso non c'è più tempo, però lo faremo una prossima volta. Però sappiate che ci sono tantissimi investimenti per avere un trasporto pubblico come si deve, ok? Ecco. Quindi questa cosa, poi faremo magari un incontro preciso sul trasporto pubblico, ok? Schematicamente, allora, volevo rispondere al signore sul discorso di via Sestri e dei cubi dove antiterrorismo, dove i cani fanno pipì tutte le notti. Anche lì un intervento integrato con la polizia locale che ci dà una mano verso sera, e con Amio finalmente siamo riusciti ad avere a breve un lavaggio strutturale. Vuol dire che non sarà come prima, che solamente per un mese o due all'anno, ma sarà periodico strutturale. Stessa cosa per via Cornigliano. Via Cornigliano non è più la via Cornigliano di prima, non lo sarà più a breve, e quindi avrà bisogno di un'attenzione diversa dal punto di vista della pulizia. Anche su quello sarà un intervento strutturale. Sul discorso invece dei parcheggi, con i progettisti, società per Cornigliano Sviluppo Genova, si era detto ora
proviamo a regolamentare, finiamo i lavori innanzitutto, vediamo come funziona, vediamo che la gente per volta incominci a utilizzare la via come deve, poi se è il caso di mettere paletti, che è un po' una sconfitta, metteremo dei paletti. Se riusciamo a educare le persone, a fare in modo che ognuno poi si comporti in maniera corretta, è una scommessa, non possiamo sempre dire no, e vediamo come funziona. Dovete essere veloci però, signori, ancora... No, mi riferisco alle scritte luminose che incontriamo andando verso Ponente o verso Levante. Io spesso ho notato che le scritte non sono attinenti alle informazioni che il cittadino dovrebbe ricevere riguardo la viabilità. Cioè, informazioni del tipo acquistare oggetti contraffatti, quello non interessa. Interessa conoscere solo informazioni legate alla viabilità. Va bene, ha ragione. Grazie. C'era la signora che voleva dire una cosa? Signora, sì, volevo, riguardo al discorso di che cosa vogliamo mettere, eccetera. Si era pensato un po' di tempo fa, quando è venuto fuori il discorso dell'area dietro alla Villa Bombrini, di fare un concorso di idee con le scuole elementari, le scuole medie, dei bambini di Cornigliano, e chiedere a loro cosa gli piacerebbe che ci fosse in quei determinati luoghi. E poi far intervenire l'architettura in modo che venga deciso un progetto, ma sempre con i bambini di Cornigliano, cioè non con quelli di Albaro. Ecco. Loro dicono che l'hanno già fatto. Abbiamo fatto più passaggi, uno con la facoltà di architettura 3 anni fa. Abbiamo fatto un concorso finanziato con le scuole di Cornigliano, dove i bambini ci hanno restituito dei plastici anche fatti molto bene, e abbiamo fatto anche un evento, questo in epoca pre-Covid, quindi un po' di tempo fa. Poi abbiamo fatto un accordo con il Laudo, un'associazione internazionale di architetti, con la facoltà tedesca, che è venuta a Cornigliano e è stata portata in giro per Cornigliano, ha apprezzato molto, perché in giro per il mondo ci sono tanti esempi di superamento dell'industria pesante come da noi, e quindi adesso attendiamo la restituzione del loro lavoro. Quindi è un percorso corretto che abbiamo fatto in più fasi. Le anticipo che c'è grande richiesta di sport. Sì, sono qui. Assolutamente sì. C'è tanta richiesta di sport, che comunque va bene, i giovani ovviamente vogliono fare sport, però ci deve essere anche per gli anziani, ci deve essere per tutti. Okay? Va bene, allora vi ringrazio tutti, ci vediamo presto, arrivederci.